when this began. I had nothing to say, and I'd get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out and find that I'm not the only person with these things in mind. Inside of me. But all of me can see the words revealed is the only real thing that I've got left to feel. Nothing to lose. Just stuck, hollow and alone. Buongiorno a tutti, siamo la classe prima B dell'Istituto Comprensivo di Figino Serenza e Novedrate e siamo qui per trattare il tema del lavoro ieri e oggi sulle nostre colline verdeggianti. Ci troviamo al centro di Figino, davanti a questi alberi, dove prima c'era la portineria di un'importante fabbrica del ferro chiamata Ferriera. Sappiamo che questa fabbrica è stata importante per Figino perché ha dato lavoro a molte persone. Signor Terenghi, lei per quanti anni ha lavorato in questa fabbrica? Per 30 anni. Prima qui era una bottega di un maniscalco dove faravano i cavalli, perché questo era un paese di contadini e quindi cavalli ce n'erano moltissimi e no, almeno una volta all'anno andavano messi a posto a riparare. Da quella piccola fabbrica lì, di quella bottega lì, è nato lo stabilimento. Ho cominciato nel tempo di guerra, la guerra mondiale, a fare ferri di cavallo, chiodi per le traverse dei treni, e da allora, nel 1933 se non sbaglio, ha cominciato l'acciaieria, poi subito dopo il laminatoio, e da allora si sono sviluppati. Nel 1948, quando sono entrato io, eravamo circa 200 operai. Quando l'hanno chiusa, fra tutti eravamo quasi 600, insomma. Era diventata molto grossa. Cosa faceva? Si lavorava come falegname, no? Costruivano i modelli che dopo andavano in fonderia e facevano la fusione del pezzo che bisognava, insomma. Questo invece è un forno elettrico, dove questo è un operatore che sta con quest'asta misurando la temperatura che c'è interna. Ricordando le fotografie, c'era tanto rumore e faceva molto caldo. Certo, nei reparti principali, l'acciaieria e il laminatoio in special modo, il rumore era tantissimo perché le macchine che viaggiavano erano forti. E in acciaieria, oltre il rumore, c'era il fumo. Tanto è vero che hanno dovuto mettere un impianto acqua per depurare questo fumo, perché il paese, quando c'era il vento, veniva coperto di questa nube. Le nostre donne, quando mettevano le lenzuole asciugare nel ballatoio, li tiravano dentro neri. Quindi hanno dovuto metterci, hanno fatto degli impianti acqua, che questi fumi venivano depurati e quindi si sta un po' più bene. Ma questo è successo negli ultimi anni. Perché prima, i primi tempi, lo stabilimento era proprio non all'avanguardia, anche per la sicurezza era quello che era. Il lavoro era molto pericoloso, il rumore era tanto, quello senz'altro. L'acciaio si cola a oltre 1500 gradi, quando si metteva l'acciaio dentro nel lingotto, tirando via gli stampi, l'acciaio lì era almeno su 200-250 gradi, gli operai dovevano lavorare su quell'acciaio lì. In passato a Figino Serenza era molto praticato l'allevamento del baco da seta. Infatti erano stati piantati molti gelsi, le cui foglie servivano per dare da mangiare ai bachi. Di questi alberi ne sono rimasti pochi esemplari. Ora ne osserviamo alcuni che sono la testimonianza oggettiva del passato e intervistiamo i signori Moscatelli Belluschi e la signora Moscatelli, che ci racconteranno la loro esperienza. Signora Angelina, anche le donne si occupavano del bacco da seta? Molto tanto, le donne preparavano, gli uomini portavano a casa le foglie di gesso, i rami, e le donne li preparavano nelle sue ceste per dar da mangiare ai bachi. Lei che lavoro faceva?
L'hanno alla mamma, perché noi eravamo ancora giovani, ecco. Si lavorava dalle 10 ai 12 anni, aiutare un pochettino, preparare un po' la foglia con le mamme, con le nonne. Si coglievano lì, si mettevano giù sui tavoli e poi noi bambini e i nonni con le panchine, seduti sulle panchine, a fare quel mestiere, pulirli, tirarlo giù da quei rami lì che ha detto il Signore, e si tirava via tutta quella roba, si chiamava la spelascia. Sì, tanti la tenevano magari per fare prepunte, fare cose da lana, e invece i boccioli li portavano in filanda, e dove si faceva la seta. Quando era ben fatto si toglieva i bozzoli dal bosco, no? Ma erano tutti, e si pulivano, come ha detto la signora, faceva tutta una ragnatela in giro, e si trovava il bozzolo ben perfetto così. Allora, la maggior parte dei bozzoli si portava in filanda, no? Che se te prendi un filo, vedi che si tira. Però si te ne teneva un po' per fare la semenza, per avere gli altri buchi dell'altro anno. Signor Moscatelli, sappiamo che lei ha fatto una vita da contadino. Potrebbe dirci come passava le sue giornate? Si alzava al mattino, andava nelle stalle a regolare le bestie, poi si andava fuori in campagna a lavorare i terreni. E quanti animali aveva? 3 mucche. Solo? E il cavallo. Ah. E quante ore lavorava più o meno? Non c'era l'orologio, si cominciava a lavorare finché si era stanchi. Ah, e quando ritornava a casa cos'è che faceva? Si andava in casa a vedere se hanno preparato qualche cosa da mangiare e poi si andava a dormire alla sera. E verso che ora si andava a dormire? Alle 7, alle 8, alle 9, come capitava. E tutti i giorni così? Sì, era la vita così. Che cosa piantavate? Si piantava il frumento, la segale, poi il grano turco e l'erba per dare alle bestie. E quanti giorni impiegavate? Tutto l'anno era così la vita. Perché d'estate c'era il terreno e d'inverno c'era il bosco da andare a pulire e coltivarli. Perciò eravate sempre impegnati? Sempre, era un lavoro continuo. Era molto dura? Era duro sì, perché ti alzavi e poi quando andavi a dormire eri stanco che non bisognava curare nessuno. Semplicemente stupenda, unicamente lei, un cervello ti darei. Basta. Qui siamo in una delle poche stalle di Figino e abbiamo qui con noi il signor Arsenigo. Da quanti anni lavora in questa stalla? Ma io in questa stalla era quando sono nato, che c'erano i miei genitori che facevano questo lavoro. Questo lavoro era stata una sua scelta o l'hanno obbligata? No, all'inizio non era la mia scelta, facevo qualcosa, facevo il meccanico. Poi, con l'andare del tempo, il papà è diventato vecchio, sono stato a casa ad aiutarlo. Mi è sempre piaciuto, però nel frattempo allora si arrangiava da solo, poi sono stato a casa io ad aiutarlo perché è diventato anziano e faceva un po' fatica a camminare, roba del genere, allora sono andato avanti io. È faticoso lavorare in fattoria? Non è faticoso, le cose faticose sono quelle che non piacciono fare, perché se un lavoro ti interessa, tu lo fai, è faticoso, però alla sera sei soddisfatto del lavoro che hai fatto. Grazie. Con questo giro nella storia di Figino Serenza vogliamo ricordare come l'agricoltura, la bachicoltura, l'allevamento e la lavorazione del ferro e del legno sono state molto importanti per le generazioni passate e se noi ne faremo un tesoro continueranno a esserlo per le generazioni successive. Grazie a tutti. Ciao! And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.